Leo, guarda che ti ho portato. Uno. Guarda che bambinello. Mamma mia, volumetrico completamente nuovo, sì. Mettilo un po' su che lo scartiamo, dai. Porco due, zio. È uguale a quello di prima, solo che è grigio. Però sembra tutto un più compatto, sembra tutto più... Sì, è più stato nuovo. Telefonato sui lobby, anche se si sono già un po' sfogliati, però mi diceva il tipo che l'importante è che i cuscinetti siano stati revisionati tutta la parte interna. Questi qui ce n'ha parecchio di teflon, sì, sopra. Visto, c'è un bello spessore alto. C'è un bello spessore di solito. Ma tu l'hai fatto girare un po' a mano? Sì, o un banchetto prova. Ah, è un banchetto prova. Sì. Speriamo bene. Guarda, bello, ci ha attaccato tutto, ci ha attaccato il sigillo, quello di garanzia sotto. Bello, sì, proprio. Dice che ogni 80.000 km poi andrebbe revisionato, quindi tra 80.000 km se ancora camminerà, diciamo, incrociamo le dita. Tocca ritirarlo giù e tocca rifare la situazione. Va bene, che famo, lo montiamo? Sì. Montamolo. Ragazzi, Cantini Racing sta a Pistoia, revisiona volumetrici, è specializzato. Adesso lo proviamo e se funziona, io non ho speso tanto, ho speso 250 euro. Però diciamo che la cifra si aggira anche intorno ai 4,50, dipende dalle condizioni in cui si trova il volumetrico, dalla gravità. Quando glielo portiamo, se era tipo il mio, ecco, con 300 euro ce la fai. Primo step, dobbiamo dare una pulita qua, perché qua ci va appoggiare l'o-ring della pompa dell'acqua e se lo lasciamo in queste condizioni probabilmente perde. Bagna leggermente l'o-ring quando lo infiliamo, che entra tranquillo, qui è meglio che rimane asciutto, l'importante è che è pulito e non ci sta più ossido, è tutto liscio. Ma non mi ricordo, però mi sembra che dobbiamo montare tutto insieme, pompa attaccata a volumetrico, sì, se non mi sbaglio. L'albero praticamente che trasmette la rotazione, questo è quello della pompa e questo è quello del volumetrico. Dobbiamo farli legare insieme. Ok, perfetto, è entrato. Adesso lo andiamo a fissare con le viti. Champagne Perrier, Finnish friends on my face, looking like I'm from the deep, these no Cartier's, pockets deep, deep, deep. Ok, le vitre abbiamo messe tutte, quindi la pompa è fittata sul volumetrico, adesso lo possiamo montare, però prima di montarlo, visto che poi dopo praticamente ci starà sotto al collettore, dobbiamo dare una, diciamo, una brasata dalla parte della testa per poi dopo riandare a montare il collettore senza che c'è problemi con la guarnizione. Allora, Matteo, qui bisogna che noi chiariamo una situazione. Che cosa? Allora, o tu a me mi metti la musica, o mi fai sentire la musica, o io qui... Che problema c'è? Non so come andare avanti. 3, 2, 1. Ok, thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rosé. EB the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's rosé. Got no pay, yo, no say. Ok, this the news, tell them read it. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no. Spending dope for no reason. Got a ball head, Mr. Clean. Heard the big bags overseas, then we gon' go. Whoa, I press the button. Ready to the fit. Mamma mia, quanto è bello. Quando apri il cofano vedi sta cosa argentata. Lì ci va l'alternatore e sotto idem. E qui ci va la vite così. Ok. Ma nel frattempo tu, il video della Clio Williams, l'hai visto? Oh, io l'ho visto, sì. Beh, che ne pensi? Un bel lavoro. Lavoro lungo, lavoro sofferto, lavoro compiuto. E l'alternatore pure stretto completamente. L'unica vite che adesso ci manca è questa, perché per mettere questa bisogna sganciare il supporto del motore e alzarlo un pochino, sennò sì, non ci passa. Ok, da notare, R53, la differenza di altezza da terra del motore in confronto a una 56, per esempio. Cioè in questo caso stiamo molto 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 più bassi. Ciao
4 or 5 on the wet side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Gone pro, no lead, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, 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 go. On 3, 2, 1. I fly, he can't see me. Swish, yeah. Ballin', from the first whistle, we go all in. All in. And one, call it. Numbers up and never falling. Feel like I hit the lottery and proud of me, yeah. No babe proud of me, so I throw proud of away. She know I stuck to the plan and I stayed out the way. Now we're spending no money, never touching the bank. Per farla stretta, connettore elettrico è attaccato. La molettina ha fatto click, se lo vuoi sapere. Ma ci manca il collettore. Brutto sto passaggio. Cioè, avete capito che io sono meglio di una levigatrice? La soffiatina. Numbers up and never falling. My baby called me and said she needed space. 2.35. 2.35 ci può pure stare, ma 2.31, sì. Vai a fare in culo. 2.30, quando ti chiedono la macchina dove sto, quanti cavalli c'ha? 2.30. Ma veramente questo si chiama sborra? Claudio Sborra si chiama. Ti prego il culo, sì. Ma ci doveva portare il pezzo mezz'ora fa. Lo so, solo che gli è venuta la bella idea prima di consegnare a noi, danno a consegnare a San Martino. De Castrozza? No, San Martino, che poi bello che io ci abito pure lì, quindi magari si sono pensati che stava a casa, in realtà invece stava a lavorare e me l'ho presa nel culo. Sono a partire e a prendere la roba. Quel rumore che tu senti, in realtà, sono le cassie. Ah, anche qui? Sì, cioè, anche qui hanno fatto questo gioco, certo, da poser. Sì, cioè le casse che praticamente trasmettono la potenza. Quindi quando tu apri, quello che senti fondamentalmente non è il motore, ma è la casse. Sì, ti prego. Lo vuoi sentire? Sì, sta power casse. Sì, però devi levare la radio, credo. Ah sì, aspetta come allontana questo, così me lo danno a cercare. Il prossimo giornale orario. Oh, porco due, ma vivi il culo. Cioè, sì. Praticamente tutto tutto fake quello che ho sentito. Sì, quello che tu hai sentito era le casse. Aspetta, questo è il basso. Ma si può spegnere sta cosa? Dovrebbe essere che in teoria quando cambi selezione di guida Se dovrebbe zitta. Si senti che mo fa meno burdello. Quando ti rimetti sport invece. Sport, cerchi tutto. Mamma mia che... Mamma mia. Madonna raga, comunque la tecnologia moderna è veramente una merda. Have you seen the eyes of Pan? Have you heard the cry of pain? Have you felt the aching hunger and tears falling like rain? Can we find hope for tomorrow? Can we find a helping hand that can ease the pain and sorrow? Epic videos. Look how many people working on one thing. Supporto che è un supporto classico ma merdoso. Ha girato intorno a un quarto d'ora, alla fine l'ha detto. Merdoso. È merdoso. Come lo vuoi, cioè come lo vuoi definire? Merdoso. Merdoso. Se non lo troviamo per memoria ci dobbiamo arrivare a ricordi logica. Allora, questo è un tubo di pressione perché da una parte va sul collettore, poi c'è sta la T e dall'altra parte va sul manometro. Quindi sicuramente questo è o un punto di pressione o un punto che prende pressione.
Perciò quel tubo che ha trovato prima te potrebbe essere anche che era il suo e ci potrebbe aiutare. E sto a pensare, quello lo portava qui avanti, praticamente faceva fare di questo. Da qui lo portava fino a qui. Niente, adesso rimontiamo l'intercooler e rimettiamo in moto la macchina, sì. Mentale, manca il giro dell'acqua perché manca la musata, però pressione è tutto attaccato, sensoristica è tutto attaccato, vidi su tutte strette, manicotti su tutti stretti, componenti tutte montate, controlliamo il livello dell'olio e mettiamo in moto. Sulla prima tirata su non si guarda mai perché non è veritiera, si fa sempre dalla seconda in poi. Diciamo che col livello dell'olio ci siamo, siamo precisi proprio. Abbiamo collegato tutto, io penso che gli potremo dare lo start. Tutto controllato, manca solo l'acqua, che ovviamente non ci potremo mettere. Non c'è radiatore. Quindi io partirei con la prima accensione. Ah, poi ti dico una cosa importante. L'altra volta, perché sei qui te lo dico, l'altra volta ti ricordi me dissi che ti dissero in un video che dentro sì. C'annava il liquido e l'idroguida sì. Su e tutto? Io le cose quando le faccio penso prima, guarda. Via qua. No, ma l'hai fatto vedere già. Guarda che c'è scritto ATF sì, Oil Olly. Sì, noi ci abbiamo messo l'ATF che è rosso, sì, digli sì, a quello. Mi ricordo. Adesso nei commenti non ci provate a rompere le scatole a Dottor Speedlab e qua, sennò vi scateniamo Andrew Russo. E poi lui è uno che mena subito, così. Tipo prima a macchina si è arrabbiato subito col vecchietto. E vabbè, ho capito, quello lì veniva su a cannone, se venivo su a cannone io mi si beveva. E io che devo fare? Devo stare zitto. Dai. Qua prova a mettere in moto. Come te levi, oh? No, che te levi? Rimani qua. Ma va a merda. No, ma fare cambiare l'auto, infatti scherziamo a te, perché l'auto sta parlando del cazzo. Sta molto prima, cioè. Sì. Sì. Se te parte, spegnila e poi riaccendila. Dopo quanto la spegno? Subito. Se te parte, spegnila subito, sì. Ok. Vai. Fischia. Sì, fischia di brutto. Fischia. Quindi se fischia significa che... Ma sto fischio da dove arrivava? Da davanti? Credo, mi sembra che arrivava dal volumetrico, credo. Prova un po' a riaccenni. Volumetrico il fischio. Aspetta. Spegni. Buon. Esce aria da qua. Esce aria da qua. No, sembra come se soffiasse da qualche parte. Questo è stretto. Questo pure è stretto, questo è stretto, la guarnizione ci sta, questo è stretto, quello sta dentro, la farfalla stretta, questo è attaccato, il tubo lì sotto c'è, no, qui è tutto attaccato, che insomma è niente, sembrerebbe che non c'è niente che è fuori posto, il regolatore è tutto attaccato, questo passava sotto e andava qui dentro così. Ma poi se tu ci passi il dito intorno non si sente, se fischia così vuol dire che comunque cioè, l'aria da qualche parte da uscire. E per me il terminale diventa incandescente dopo pochi secondi. Sì. Non tiene il minimo, quindi c'è una perdita d'aria. Sì, ci sta. Prende aria da qualche parte. In qualche punto prende aria. Il collettore la conferma. Perché vuol dire che smagrisce la macchina. C'è più aria che benzina, quindi è magra. Rimane magra e fa diventare il collettore incandescente. Quindi su questo siamo sicuri che prende aria da qualche parte la macchina. Tocca solamente capire dove. Ormai quello che doveva fare l'ha fatto. Vaffanculo. Che non si sfila. Sarebbe che me si sfila qui, capito? Eccolo, oh, ecco.
posto, fa un po' controllare. Ecco, questa però è messa come deve essere messa. Vedi? Questa non... Prova a rispinarla un attimo. Ecco. Questa non ti puoi manco sbagliare. No. Non ti puoi sbagliare. Questa va così. Piano. Piano. Non vieni fuori. Si è fatta croce, perché li controllo subito quando sento i rumori strani. Eh sì, qua c'è dentro, è dura. Eh sì, perché si è stuccato proprio l'innesto da qui, da questo. Ah, eccolo, eccolo qua. Però mo che sta merda si è staccata, fammi un po' vedere. Lo sfili? Tutta la problematica nostra è un'altra. È un'altra, sì, perché qui la guarnizione è quella, chiude a paro, non è che te puoi sbagliare. Questo è sano quando tu rompi in tubo, nel momento in cui lo spacchi dentro la plastica è viva, è bianca. Sì. Vedi che qui sembra vecchio. Quindi può essere che si è rotto quando l'abbiamo smontato. Quando l'abbiamo smontato, perché prima la macchina funzionava. Quindi potrebbe essere. Si perde da qua. Che l'unico. Quello esce, l'aria esce per forza. E qui è un punto di pressione. Se perde l'aria da qui, fischia e non va bene perché giustamente il sensore non lavora. Però ci può stare, perché se tu ci pensi, noi abbiamo fatto tutto il montaggio di tutto. Ma adesso abbiamo rismontato quello per controllare. Però tutto quello che ho montato l'ho montato bene. Guarnizioni, cazzi e mazzi. L'unica cosa che non è stata vista era questa, perché in teoria funzionava, capito? Mo, forse era destino che dovevamo sentire quello stack, no, e guardarci. Vabbè, magari quel tac potrebbe pure essere qualcos'altro. Qual carto di plastica? Però questo per me era già rotto. Qua sembra essere vecchia questa plastica. Ma lo vedi da qui, lo vedi che è tutto nero? Sì. Questa si era rotta adesso, era plastica viva. Qui l'unica cosa che si può fare, Cristiana, è quella di... Qui ci mettiamo un innesto filettato, tipo questo. Tipo questo, ok? Ce lo filettiamo dentro. E poi, da quest'altra parte, dobbiamo rinfilare questo qui dentro. Sì, qui, e dici che regge? Io faccio sempre così quando si stuccano questi di plastica. Fino a mo' hanno sempre retto. C'è pure spazio, perché lo spazio ce l'avevamo dal sensore. Fai la filettatura questo là dentro. Ce lo filetti dentro, dopo ci metti, vabbè, lo sigilli intorno. Ah, lo devi sigillare. Certo, lo filetti, lo sigilli e dopo c'è l'innesto nuovo. Lo mettiamo, riattacchiamo il tubo e secondo me risolviamo un problema. Forse riusciamo a farlo entrare anche direttamente qui. Riscaldandolo? Mm-hmm. Mi sembra un po' strano che tutto quel bordello da sto piscetto, dice. Ci può stare, poi io, è un punto di pressione, se perde pressione fa il lavoro che faceva. No, questo se non lo metti, se non lo filettiamo un po' viene storto. Mettilo qui dentro, che se c'è un culo lo mandiamo, lo scaldiamo e ce lo mandiamo dentro. Prima cosa, commenta qui sotto, dacci una mano a capire cos'è questo fischio. Secondo, sei curioso di sapere come va a finire? Anche io, credimi, registrerò domani e dopodomani il seguito di questo primo episodio del volumetrico della Mini Cooper S e giovedì 4 marzo alle 8 di sera pubblicherò il secondo episodio, quindi metti in promemoria, rimani connesso. Terzo, iscriviti a questo canale, vienimi a trovare sul mio profilo di Instagram Officina del Pilota e segui anche quello dei ragazzi di Speedlab, sempre su Instagram SpeedlabVT. Noi ci vediamo martedì alle 6, sempre su questo canale, perché partirà il mio primo vlog, il primo di una lunga serie. Ci vedremo più spesso da oggi in poi qui su YouTube. Ciao ragazzi, anzi ciao amici. Ciao.